adesso iniziamo l'intervista, diciamo, c'è una cosa tranquilla, adesso, adesso iniziamo l'intervista, durerà il tempo necessario all'intervista, non si trova. No, ma infatti, ma l'ho capito, ma è una cosa tranquilla, poi adesso le spieghiamo perché mi incateno, se la spieghiamo perché mi incateno, forse magari si convince di incatenare. Ma cosa li portiamo via? Lei è un libero cittadino, non si deve incatenare. Ma non si deve incatenare. Anche i laboratori della FIA sono liberi cittadini e dovrebbero godere dei diritti di cittadinanza costituzionale nella FIA. Non vogliamo che tengono le catene sulla FIA. Siamo in intervento della polizia per gentilezza. È ora di finire. Non venire cognate a dire queste cose in mezzo alla televisione. Guardi, anche i lavoratori della FIA non vi vergognate, chiamate la polizia, è privato. Anch'io quando la FIA ti ha licenziato, innanzitutto perché una conferenza stampa con queste modalità? E così lo spieghiamo anche al servizio di vigilanza della FIAT, che vorremmo anche convincere della simbologia che stiamo utilizzando per fare questa conferenza stampa. Innanzitutto per protestare contro questa idea sporca portata avanti dalla FIAT, e cioè un'idea della competitività tutta giocata sulla riduzione del costo del lavoro e dei diritti, tutta giocata adesso con il sostegno del governo sull'idea della facile licenziabilità dei lavoratori, senza che nulla questo possa servire minimamente a rilanciare quelle che sono le prospettive di tenuta aziendale di questa azienda che ha strutturato per decenni la vita della città e la vita del nostro paese. Anzi, la denuncia che facciamo, dati alla mano, è che è in atto un processo di disimpegno e di abbandono aziendale che mette a repentaglio l'esistenza di questa azienda in questa città, con il governo che sta colpevolmente alla finestra, ma non soltanto al governo. Noi vorremmo capire cosa intendono fare il Comune e la Regione Piemonte. Sono dependance della FIAT oppure vogliono esercitare un ruolo di intervento attivo per capire quelli che sono i destini e le prospettive di questa azienda? Interverrà a seguito la nostra consigliera regionale per capire, per presentare la mozione che è stata presentata a tal proposito in consiglio regionale. I dati a cui facciamo riferimento per dire che c'è un allarme davvero che dobbiamo lanciare e cogliere oggi la città non sono i dati risaputi legati al calo dei volumi produttivi o al calo occupazionale o alle decine di migliaia di lavoratori che in questo momento vivono e sono a rischio occupazionale, oppure i dati della cassa integrazione. Ci sono dei dati più sintomatici e più preoccupanti, molto più preoccupanti, che sono i dati che fanno riferimento a ciò che sta accadendo agli enti centrali, ovvero il segmento della FIAT che si occupa della ricerca, dell'ideazione, della progettazione, della commercializzazione e della industrializzazione del prodotto. In una parola, quello che sta accadendo in quella che è sempre stata la testa dell'intero processo. Ebbene, questa testa ha sempre funzionato e soprattutto sempre funzionato nei momenti di crisi, agli enti centrali nei momenti di crisi, proprio per salvaguardare il futuro e ricostruire il futuro, il rilancio della FIAT, si sono sempre prodotti investimenti, progettazioni sul piano della ricerca, addirittura il ricorso a un lavoro straordinario proprio per rilanciare le prospettive di progettazione, costruire il rilancio e preparare il futuro
alla Fiat si è lavorato sempre come si chiama di più. Qui siamo all'esatto contrario. È quello che vogliamo denunciare, siamo l'esatto contrario. Pensate, dal 92 al 2007 agli enti centrali si sono prodotti ben 23 modelli, ognuno dei quali in due versioni, quindi sostanzialmente 46 modelli con tre motorizzazioni. Gli enti centrali dal 2007 sono diventati sostanzialmente un bidone vuoto, non si sta progettando e ideando nulla, al di là del chiacchiericcio che si sta facendo ancora in questi giorni, al di là dell'ultimo accordo sottoscritto dalla FIN e dalla UIL, che parla di cassa integrazione e poi si affida alle promesse generiche della Fiat per chissà quali modelli per il futuro. Allo stato attuale agli enti locali si sta semplicemente ideando la nuova Punto, che non è detto poi che si produrrà, che andrà a compimento come progetto esecutivo e che si produrrà in via definitiva qui alla Mirafiori. Siamo dunque, e quello che vogliamo denunciare in base a questi dati alla mano, che poi i giornalisti faremo avere, siamo ad uno svuotamento di attività che è il segno di un disfacimento, che è il segno di una dissoluzione di prospettive di questa azienda. Lo diciamo perché vogliamo denunciare, torno a ripetere, al di là dell'ipocrisia di accordi che vengono firmati in queste ore da sindacati gialli, al di là appunto di questi accordi che sono carta straccia, noi vogliamo lanciare questo grido di allarme alla città. Noi vogliamo chiedere al governo che faccia qualcosa, non può stare scandalosamente alla finestra come sta avvenendo in questi giorni, con questa filosofia scandalosa che loro ritengono magica per la risoluzione dei problemi. Il laissez-faire a Marchionne significa lo smantellamento delle aziende e della fase della progettazione nel nostro paese. Allora, per concludere, io dico che davvero qui c'è il rischio di confrontarsi con l'assenza di qualsiasi volontà della Fiat di investire e di garantire delle prospettive, proprio perché questa testa della Fiat ha smesso appunto di progettare, di ideare ormai da anni. Allora, quello che voglio dire a conclusione, siano il governo, siano lo Stato ad accollarsi le proprie responsabilità. Qui un'azienda sta preparando il disfacimento occupazionale, produttivo di questa azienda, allora intervenga il governo, che io credo ha tutte le risorse, le possibilità, diciamo, di intervenire, essendo che il governo e lo Stato italiano ha anche la struttura industriale per intervenire, la Finmeccanica. Se la FIE non interviene, intervenga il governo, oltre che gli enti locali, nella verifica che faremo in questi giorni di richiesta di intervento per capire quali che sono i piani della Fiat. Questa è la richiesta forte. Mi stupisce che si sia qui, fermi, davanti ai cancelli della Fiat. Forse ci si sarebbe dovuti stupire di più del tanto camminare che hanno fatto le lavoratrici e i lavoratori degli stabilimenti Fiat. I loro cortei, le loro manifestazioni, i loro presidi davanti alla sede della Fiat, davanti alle sedi di tutte le attività produttive dell'indotto Fiat, davanti alle sedi delle istituzioni, la regione, il comune. E oggi forte un appello è arrivato da quei lavoratori: dov'è la politica? Certo, la politica non dovrebbe sentirsi in catene, la politica non dovrebbe limitarsi a dire che bisogna stendere un tappeto rosso oppure accettare lo stato delle cose perché è più forte di noi, è più forte della forza del lavoro, è più forte della dignità umana, è più forte dei diritti che sono stati calpestati. No, questa situazione non può essere più forte di noi. E allora la politica deve tornare a prendere la parola. Come?
Certo, non in modo ossequioso come è stato fatto fino a questo momento, ma immaginando di poter autorevolmente rappresentare la comunità e l'interesse pubblico e chiedere a chi ha solo interessi industriali e di profitto di assumere una parte dell'interesse pubblico e del bene comune. Non c'è soltanto la Fiat Mirafiori, il suo quadro industriale, il progetto Fabbrica Italia mai raccontato alle istituzioni locali, ma c'è anche tutta la rete dell'indotto. Ci sono anche le componenti in plastica di Saturno, ci sono anche i sedili auto della Liar, ci sono tutti i lavoratori che in questi mesi stanno aspettando una risoluzione per loro e che sono doppiamente vittime. Vittime della scelta industriale fatta dal capo FIA e vittime del fatto che forse si usa questa occasione per dire che non ci sarà più lavoro per tutti e che bisogna ridurre gli organici. Noi non vogliamo accettare che l'occasione della crisi Fiat sia anche l'opportunità a zero costo per le altre imprese di applicare i loro quadri industriali senza dirlo, così riducendo le risorse umane, tecniche e professionali. Non vogliamo, perché noi ci auguriamo la ripresa produttiva, che quando questa dovesse esserci l'indotto sia già sparito, perché nel frattempo hanno già applicato piani di ristrutturazione riducendo il personale ad uso e consumo del margine di profitto che si vogliono mantenere. E allora per questo chiediamo che la politica, a cominciare dalla regione Piemonte, apra un nuovo ciclo di relazioni industriali, che cominci a far sedere intorno a un tavolo chi è il capo commessa e qual è la filiera produttiva e dica forte e chiaro che non si può usare questa crisi per ridurre le condizioni essenziali del lavoro in termini di numeri e in termini di diritti. Per questa ragione chiediamo che in questo momento non passi nessun quadro di ristrutturazione nel settore dell'indotto. Si usino le condizioni di garanzia e di tutela dei lavoratori e degli ammortizzatori e si pretenda un quadro complessivo del settore dell'automotive in questo paese e in questa città. Le nostre amministrazioni dicono è tempo che ci sia una nuova politica industriale in Piemonte. Ebbene, cominciamo da qui. Ci sono alternative in altri settori produttivi, ma non è questa la soluzione. Non si può parlare dell'enogastronomia e dimenticare la produzione prevalente della manifattura di questa città. Per questo il nostro gruppo ha presentato questa mozione, per questo con forza, insieme alle altre opposizioni, cercheremo di pretendere che le istituzioni facciano la loro parte, perché loro rappresentano l'interesse pubblico e l'interesse pubblico è quello dei lavoratori, del loro diritto al lavoro, del loro diritto alla vita dignitosa. Salvatore De Luca, responsabile regionale lavori di fondazione. Ma buona parte delle cose sono già state dette da chi mi ha preceduto. L'elemento estremamente preoccupante che abbiamo possibilità di vedere soltanto nell'ultima fase sui media è quello della ricaduta delle mancati avvii produttivi di Mirafiori sull'indotto. Noi quotidianamente assistiamo alle proteste dei lavoratori dell'indotto Fiat, della Saturno, della Lia, ma poi c'è la PCMA di San Benigno Canavese che fa paraurti. Abbiamo centinaia e centinaia di lavoratori coinvolti in vertenze che ad oggi di fatto non hanno via d'uscita. Un esempio tra tutti, la Lear Corporation di Grugliasco ha 580 lavoratori e su 580 lavoratori ha dichiarato 464 esuberi. La Saturno lavorava prevalentemente per Fiat, quell'azienda fallisce e sono tre stabilimenti che rischiano, che di fatto chiudono. La PCMA di San Benigno Canavese che di fatto produce in minima parte già da molto tempo. Come diceva poc'anzi Artesio, noi siamo intervenuti anche istituzionalmente in Consiglio regionale seguendo puntualmente le singole vertenze, ma seguire le singole vertenze non è sufficiente, ci vuole un impegno straordinario delle istituzioni
Io credo che sia, io ritengo sconcertante il fatto che a ogni dichiarazione di Marchionne sugli avvii produttivi facciano seguito considerazioni e interventi entusiastici di tutta la classe politica, di maggioranza e di opposizione, a parte i sottoscritti, ma non fa mai seguito la richiesta di impegno concreto. Marchionne annunciava nel 2010 l'avvio produttivo di Mirafiori per metà del 2012. I continui ritardi hanno fatto sì che la metà del 2012 diventasse fine 2013, 2014. Le aziende dell'indotto di fatto non possono sostenere 2 anni di vuoto produttivo, di fatto non possono sostenerle per ragioni produttive in senso stretto, ma anche per ragioni di copertura degli ammortizzatori sociali. Buona parte di queste aziende non hanno più ammortizzatori sociali. Quindi la proposta di Artesio in Consiglio regionale dell'istituzione di un tavolo di crisi che coinvolga i soggetti interessati finalizzato alla sospensione dei licenziamenti è l'unica proposta ad oggi concreta e davvero in campo, non ve ne sono altre, sono state fatte altre proposte condivisibili che noi sosteniamo tra l'altro e che ribadiamo da molto tempo, quindi lo sviluppo dell'auto pulita su Torino. È necessario che quel pezzo di sviluppo venga sostenuto e richiesto, ma sono comunque tempi lunghi. Oggi sull'immediato abbiamo centinaia e centinaia, se non migliaia, di licenziamenti di Torino e provincia. Bisognerebbe chiedere a Marchionne dati certi. I dati di Marchionne sugli avvii produttivi sono stati dati non soltanto a mezzo stampa, ma sono stati dati nelle istituzioni. Sono stati dati alle commissioni lavoro attività produttive della Camera, Marchionne si impegnava a dichiarare la produzione nel 2012, quegli impegni non sono mai stati purtroppo mantenuti, oggi abbiamo un ritardo di 1 anno e mezzo, le produzioni, ci sono dati che confliggono tra loro, anche qui un esempio tra tutti, la Bertone, alla quale si dovrebbe produrre la Maserati, Marchionne comunica per la Bertone una produzione di all'incirca 40-50 mila vetture all'anno. Gallier Corporation, che è l'azienda del primo indotto che fa i sedili e che produrrà per Bertone, comunica che a loro risultano non più di 15 mila vetture all'anno. Questo è un dato estremamente importante, perché su quei 20-25 mila vetture di differenza si giocano centinaia e centinaia di posti. Ho ragione la LIAT o ha ragione la FIAT? Purtroppo crediamo che possa aver ragione la LIAT, visto l'affidabilità delle dichiarazioni di Marchionne degli ultimi anni, ma nulla si può fare e non si può procedere se non si ha un piano chiaro di quelli che sono gli impegni FIAT, se non si ha certezza dell'investimento anche su Torino. Ultimo breve intervento di Giorgio Pellegrinelli, coordinatore del Dipartimento Lavoro della Federazione di Torino di Rifondazione. 2 sottolineature. Siamo qui perché non siamo assolutamente d'accordo con l'impostazione di Monti che dice sostanzialmente la Fiat e le aziende possono fare quello che vogliono. Noi non siamo d'accordo, non solo perché la Fiat ha preso tanto da questo paese, calcoli non nostri parlano ormai di 100 miliardi nel corso degli anni, ma non siamo d'accordo perché almeno i liberisti potrebbero essere coerenti, gli stessi liberisti che non fanno una piega quando c'è da dare centinaia, forse migliaia di miliardi alle banche, alla finanza, alla speculazione, poi entrano in crisi nell'intervento quando c'è da salvare produzioni industriali, quando c'è da salvare posti di lavoro. È una domanda che facciamo a Monti, ma allora da che parte stai? Forse intervieni e sei liberista solo quando è ora di cacciare la gente e non lo sei più nel momento in cui c'è da difendere banche, istituzioni, vabbè, forse uno quando ci ha lavorato tanti anni tende a difendere anche il proprio posto di lavoro. La seconda questione che volevo sottolineare è invece che c'è un'urgenza estrema, non solo dal punto di vista di un intervento per così dire di lungo periodo, nel senso che è chiaro, come diceva Locatelli prima, che se gli enti centrali non hanno una missione, non hanno un obiettivo, ma vengono lasciati a bagnomaria e quel poco che hanno ancora nei cassetti viene portato oltreoceano, si
verrà meno quel ruolo dirigenziale non solo dei 5.000 degli enti centrali, ma degli altrettanti lavoratori che ci sono, anche questi non sono conti nostri, nella provincia di Torino, sulla filiera della progettazione, dell'industrializzazione, eccetera. Però quello che io credo dobbiamo anche rilevare e mettere drammaticamente all'ordine del giorno è che noi abbiamo uno stabilimento, parlo ovviamente di Mirafiori, che praticamente un anno e mezzo che non lavora e che nelle ipotesi di Marchionne non lavorerà per i prossimi due come minimo. Questo non è solo un problema per i salari dei lavoratori, per i lavoratori che non arrivano a fine mese, per quelli che non ce la fanno. Sto ovviamente parlando dei lavoratori delle carrozzerie che lavorano 3 giorni al mese quando va bene e molto spesso neanche quelli, ma lo stesso ragionamento vale per gli altri, persino per le meccaniche che stanno ferme quando le bisarche non viaggiano, con un sospetto tempismo, con cali di mercato continuamente annunciati e a cui non si riesce a far fronte. Noi abbiamo un'urgenza di interventi immediati, quindi dobbiamo avere una politica industriale, e qui è il ruolo dello Stato, è fondamentale, ma dobbiamo anche mettere in piedi, riuscire a strappare soluzioni immediate per sostenere le produzioni di Mirafiori. Parlo di Mirafiori perché siamo qui a Torino, ma noi abbiamo bisogno che quei lavoratori lavorino, non solo per le loro condizioni soggettive, ma anche perché uno stabilimento che sta 3, 4, 5 anni fermo e che lavora al 5-10%, 40 giorni all'anno su 200 lavorativi, è uno stabilimento che non è in grado di reggere, è uno stabilimento che anche se da domani tutti comprassero macchine, ammesso che questo sia il modello di sviluppo che vogliamo, non sarebbe in grado di affrontare neanche la ripresa produttiva. Quindi noi abbiamo due livelli, uno di lungo periodo, fatto di prodotti alternativi, di prodotti che imparino ad utilizzare e a produrre auto, come fanno quasi tutti i concorrenti ormai pronti alle produzioni di massa, per esempio degli ibridi, degli elettrici, mentre in Fiat quel poco che avevamo è stato portato dall'altra parte del paese. Quindi abbiamo bisogno di un progetto industriale, di progetti innovativi, che è l'unica condizione per reggere un ruolo della Fiat in Italia, in Europa e in particolare a Torino, in particolare per Mirafiori. Ma abbiamo anche necessità di interventi immediati. Quando la FIOM stessa diceva abbiamo bisogno di 800.000 produzioni di vetture in produzione subito, questa è la condizione concreta per tenere in piedi Mirafiori, per tenerla in piedi oggi, ma permettergli di riprendersi magari tra un anno o due, quando forse evolverà la condizione. Sono due anelli della stessa catena, per usare la simbologia che qui il segretario porta al polso. Sono due anelli della stessa catena. Un anello che dice oggi troviamo delle soluzioni progettuali che garantiscono ai lavoratori la condizione di esistere, ma anche allo stabilimento di mantenere un'attività produttiva, e non dimentichiamolo, quando parliamo di stabilimento parliamo anche della filiera. I 5.000 della carrozzeria danno in modo o nell'altro 20.000 posti di lavoro a quelli che citava prima De Luca nell'indotto, in tutta la filiera. Noi abbiamo bisogno di avere tutti e due gli anelli. Senza questo immediato non potremo lanciare l'altro, senza l'altro noi non saremo in grado di dare una prospettiva duratura al ruolo della Fiat.